anno a tutti voi e buon anno Don Pasquale, ben ritrovato. Buon anno a te, buon anno a tutti. Che sia un anno buono veramente per tutti, un anno sereno per tutti. Dai, questo 2021, come dice anche una battuta, ha una forte responsabilità anche lui, insomma, prestazione, deve dare il massimo nella sua prestazione, 365 giorni. Almeno così ce lo aspettiamo, ecco, poi una sorpresa, sarà una sorpresa. Speriamo Vedremo. positiva. Vedremo. A questo proposito c'è un passo della Sacra Scrittura che mi piace, che ci piace perché l'ho preso così dal caffè di Paolo Pugni: vino nuovo e otri vecchie. Diciamo che potrebbe essere nostro indicatore per questo anno, un nuovo anno. Dovremmo essere nuovi anche noi, no? Sì, il vino nuovo va necessariamente in odri nuovi, ci dice Gesù nel Vangelo, altrimenti rischia di spaccare tutto e di disperdersi. Appunto per evitare la dispersione, abbiamo bisogno di questo rinnovamento che per noi cristiani si chiama conversione, questo cambiare marcia, invertire la rotta rispetto alla vita passata, o almeno avrebbe dovuto essere l'esercizio costante che avremmo dovuto fare durante il tempo di Avvento, che ha questa caratteristica un po' penitenziale, un po' di conversione. Non possiamo accogliere il dono che Dio ci fa della sua vita se non facciamo spazio dentro di noi, dentro al nostro cuore, al grande regalo che Lui ci mette in mano. Non possiamo fare nient'altro che questo se vogliamo essere persone nuove, anzi rinnovate dalla grazia di Dio. Allora, ascoltiamolo subito il caffè. Tu intanto ci hai dato già delle ottime dritte. Non puoi mettere la tua storia nuova dentro la storia vecchia e sperare che non si rompa niente. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. È davvero una miniera questo libro che sto prendendo come spunto anche perché mi è stato dato un compito, mi è stato detto leggilo e produci dei caffè che abbiano senso. E allora io mi attengo al compito che mi è stato dato ed estraggo veramente da questo tesoro cose nuove e cose antiche, cose che conoscevo già e che ho potuto approfondire, cose che ho scoperto completamente da zero, from scratch. E tra queste è questo capolavoro che riguarda gli otri vecchi e il vino nuovo. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spacca gli otri, si versa fuori e gli otri vanno perduti. Il vino nuovo ha bisogno di metterlo in otri nuovi. Ho capito finalmente cosa voleva dire quel pezzo del Vangelo. Sara era vino nuovo per me, ma io ero rimasto un otre vecchio e ora mi trovavo lì con i cocci rotti di ciò che ero. Non vedevo nulla davanti a me, camminavo e basta. Ecco, questo estratto di una lettera, tratto da questo libro, ci spiega un sacco di cose. Ci spiega che quando troviamo qualcosa di nuovo, dobbiamo essere capaci di farlo nostro. E per fare nostro qualcosa di nuovo, dobbiamo perlomeno pensare di cambiare. Perché se pensiamo di versare dentro il nostro vecchio io qualcosa di nuovo, qualcosa che ci aiuta a vedere con occhi nuovi il mondo, ma rimaniamo ostinatamente prigionieri dei nostri vecchi pregiudizi, finiamo per rompere tutto. Nel racconto che vi ho appena letto si tratta di una storia d'amore, ma potrebbe essere qualunque altra cosa. Potrebbe essere anche il rapporto con un cliente, perché no? Se non capiamo che cosa fa la differenza e in che modo possiamo essere diversi, se ci ostiniamo a trattare il cliente nello stesso modo, alla fine potremo far rompere gli otri e rimanere senza nulla. Bellissimo, vero, questo piano che ho appena realizzato col telefono. Mi diverto un pochino nel girare i video, confesso. Perché ci voleva qualcosa di nuovo dentro il caffè per parlare delle novità. Se avessi fatto un caffè come gli altri, dov'era la novità? Siamo pronti a cambiare otri? Siamo pronti a diventare qualcosa di diverso? Siamo pronti a metterci in gioco? Siamo pronti a imparare cose nuove e a rimettere in discussione i nostri vecchi modi? Abbiamo sempre fatto così, superare i pregiudizi? È quello che ci spiega, ci invita oggi a prendere in esame questo brano del libro di Epicoco. Buongiorno e buon caffè. Allora, grazie Paolo.
Anzi, approfitto di questa occasione per dirvi, anche se doveva essere una sorpresa, che subito dopo la pausa Don Pasquale restate sintonizzati perché c'è proprio lui. Non ho detto nulla. Don Pasquale, ritorno al vino nuovo, Trivecchie. Siamo prigionieri del passato, a volte del vecchio, e quando troviamo qualcosa di nostro, di nuovo soprattutto, c'è bisogno di farlo nostro? C'è bisogno di farlo nostro, sì, se questo corrisponde effettivamente al bene per noi. Come diceva il poeta Guarini, è una frase che poi è entrata a far parte del nostro vocabolario di proverbi, chi ben comincia è a metà dell'opera, però se uno vuole cominciare bene deve sempre guardare al cielo, e il cielo ci dà sempre qualche novità, ci dà sempre qualche dirittura, ci fa cambiare strada continuamente, questo per non farci mai sentire soddisfatti, perché il nostro cammino è un cammino di discepoli, che va avanti progressivamente sempre dietro al maestro, e il nostro maestro è un maestro itinerante, che non ha dove posare il capo, che cammina sempre, e camminando ci fa intravedere la bellezza di paesaggi nascosti che noi mai avremmo immaginato di vedere, però è proprio lì che sta la nostra salvezza di uomini e dei cristiani, nella novità. Nella novità. A proposito di cose nuove da fare, io ho preparato quasi un decalogo, quasi, però non ci sono riuscita a completarlo, di cose nuove che potremmo provare a fare quest'anno. Te ne dico un paio, tu magari agganciati e vediamo se ne trovi altre. Ringraziare più spesso la moglie per tutto quello che fa in casa e per la famiglia. Uno. Preparare un buon piatto per la famiglia, mettere la mascherina, quindi non smettere di metterla, rispondere a tutti i messaggi e non solo visualizzarli perché è buona educazione, e vedere magari amici che non si vedeva da tanto, provare a ritrovarsi, anche se le condizioni ancora sono un po' delicate. Donna, aggiungi qualcos'altro, erano le cose che mi stavano più a cuore. È un buon ricettario sicuramente, non solo di buona educazione, di buon senso, anche di buoni rapporti. Ecco. Io mi riaggancio a quello che hai detto citando un passo ancora una volta di una lettera bellissima del Cardinale Martini, appunto sulla bellezza, che lui diede nel 1999 alla vigilia dell'ingresso del nuovo millennio. Lui dice che scriveva che non bisognava semplicemente limitarsi a denunciare le storture o le brutture del mondo, ma per la nostra epoca, che è un'epoca abbastanza disincantata, non basta nemmeno solamente parlare di giustizia, di doveri, di bene comune, e nemmeno di programmi pastorali o forse anche di esigenze evangeliche. Bisogna partire dal di dentro, da una prospettiva più profonda, che è quella del cuore carico di amore compassionevole, chiedendo al Signore di darci quell'esperienza di carità che veramente ci suscita gioia ed entusiasmo. E questo è il principio della bellezza, la bellezza che è il gusto per la vita, di una vita che noi consideriamo bella perché ricevuta dal cuore del Padre, ricevuta da Lui e proiettata verso di Lui. E questo è l'esercizio che forse potremmo fare in questo anno nuovo, continuare a percorrere il nostro cammino di discepoli verso la Gerusalemme del cielo senza paura, senza timore, certo conservando tutte quelle accortezze che oggi ci sono necessarie, ma avendo sempre coscienza di essere depositari di una bellezza immane, grandissima, sconfinata, che è la bellezza di testimoniare Dio anche in questa storia così difficile. Ma che bello questo obiettivo che ci suggerisci di porre, insomma, davanti a noi. Don, io ne ho un altro, voglio somigliare sempre di più a te in questo nuovo anno, che sei calmo, tranquillo, simpatico, colto, intellettuale. Va bene, che dici, ce la farò? Fermiamoci qua. Sempre disponibile. Grazie Don Pasquale, io personalmente ti ringrazio di cuore, tu lo sai che ti voglio bene, ma con questi nostri incontri, ricomincio da te, tanti altri si sono aggiunti alla lista. Grazie a te, grazie a voi della disponibilità, sono io che devo dire la mia riconoscenza verso quelli che
mi sopportano, sì, diciamo così, mi sopportano e mi supportano anche in questo lavoro che è un po' la mia, il mio modo di fare evangelizzazione, sì. È vero, confermiamo, l'ha confermato anche il nostro arcivescovo. Grazie Don Pasquale di cuore, sorpresa, aspettate lì anche tu Don Pasquale, non perderti questa parte, la successiva, perché ritroviamo Paolo Pugni, ma con un forte sostegno che è la moglie, quindi l'ho svelata la sorpresa, restate qui subito dopo la pausa. Ciao Donna, alla prossima! Buon anno! Anche a te!